La notizia di oggi parla ancora una volta di intelligenza artificiale. Nella fattispecie parliamo di Microsoft che ha lanciato, anzi, ha rilanciato una piattaforma di intelligenza artificiale chiamata Syntex, che permette di gestire i contenuti, non solo opere testuali, ma anche audio, video, immagini, tutto ideato per quelle che sono le necessità aziendali. Ora, di cosa si tratta nel dettaglio? In breve, si tratta di un insieme di strumenti software che permettono di gestire in maniera automatizzata una grande mole di dati, una specie di contenuti, per esempio immaginiamo i documenti di un'azienda, in modo tale che in futuro, per esempio, possono essere ritrovati facilmente. Cos'è esattamente questo Syntex? Lo vediamo dopo la sigla. You can Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io sono Valerio e oggi parliamo di Microsoft Syntex. Ma prima di cominciare, come al solito, voglio ricordare, se siete nuovi di ritorno di questo canale, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così che rimanete sempre aggiornati con nuovi video che porto settimanalmente. E inoltre, se volete, seguitemi su Instagram. Qui sotto troverete il mio tag dove porto molto spesso anticipazioni di video di questo canale e molto altro. E quindi non vediamoci in chiacchiere e parliamo di Syntex. Molte aziende, quando parlo di aziende parlo di grandi organizzazioni, ovvero di aziende con centinaia o migliaia di dipendenti. Molto spesso queste aziende si affidano a, per esempio, Google o Microsoft per gestire le loro email. Oramai Microsoft, per esempio, offrono quella che si chiama tutta la piattaforma di Office 365, che tra l'altro ha cambiato nome in Microsoft 365. Non solo un dipendente ha accesso alla propria email, ma anche accesso a altri servizi tipo Word, PowerPoint, Excel Online, SharePoint, Microsoft Teams, di quello che parlavo di qualche settimana fa, e tanti altri programmi della suite di operatività Microsoft. I dati di questi servizi vengono conservati tutti in cloud. Dove entra in gioco Syntex AI? Poiché migliaia di aziende si affidano a Microsoft, c'è una grande quantità di dati che vengono conservati nel cloud di Microsoft. Aziende grosse, tipo dove lavoro io, mettono su OneCloud migliaia e migliaia di documenti al giorno. E ritrovare quei documenti poi un domani è complicato. Diciamo che molto spesso le persone non capiscono questa necessità. È vero che se io genero dei documenti so dove andarmi a trovare. Se io li creo per rendere fruibile per un mio collega, io quello che faccio è mando un'email e dico: guarda, qui trovi quello che ti serve. Oppure mi viene detto: guarda, a noi serve questo documento, devi mettere qua. E molto spesso non è semplice. Proprio lo dico proprio per esperienza personale diretta. Infatti di recente è successo un caso dove lavoro io che dei revisori esterni si sono lamentati che non riuscivano a trovare i documenti che a loro servivano per fare questa revisione che dovevano fare, tra cui ci andavo anche io nel mezzo. Io ho mandato un'email ai miei colleghi, ho detto: guarda, quello che ho detto questo revisore è una scemenza perché i documenti sono qua. Poi con SharePoint e OneCloud si può facilmente vedere che quel documento era stato creato mesi prima, quindi nessuno mi può dire: no, guarda, l'hai aggiunto dopo. La data parla chiaro. Quindi ritrovare documenti creati all'interno di un dipartimento o di un'azienda e scambiarli è tutt'oggi un problema non indifferente. Quindi il Syntex di Microsoft dà la possibilità di utilizzare degli strumenti software avendo conoscenza minima o addirittura nulla di come programmare, affinché questi documenti possano essere analizzati, taggati, per essere in futuro facilmente ritrovabili. Ma questo, diciamo, non è una nuova tecnologia. Infatti, Syntex aggiunge altre funzionalità. Intanto ti permette di analizzare non solo documenti, ma anche immagini, video e audio, ma ti permette anche di fare altre robe, tipo quello che loro chiamano la summarization, ovvero prende un documento e te lo riassume e te lo distilla, così uno non deve andarselo a leggere tutto, può andarsi a leggere una sinossi che ha creato un'intelligenza artificiale per capire di cosa parla e facilmente capire se è quello il documento che cercavo oppure passare oltre. Facilita anche l'organizzazione, aiuta anche a capire se i contenuti sono connessi fra di loro in base al contesto. E ci sono anche dei tool che, utilizzando, diciamo, alcune parole chiave, ti crea un documento come un template. Io voglio creare un documento che abbia questa struttura e poi questo tool me lo genera. E poi dico ai miei colleghi: guardate, riempitemi questo modulo con questo, diciamo, formato che, anziché aver generato io, ho generato l'intelligenza artificiale. E questa cosa la trovo molto utile perché dove lavoro io i template che vengono utilizzati sono ridicoli. Spero che lo iniziamo a utilizzare anche noi. Anche se un utente comune può utilizzarlo senza conoscere come programmare,
però Microsoft offre delle API, ovvero delle interfacce di programmazione per i programmatori più esperti. Come voi avete magari visto in altri video, io non sono un fan di Microsoft, però un'azienda che offre dei prodotti e servizi nell'ambito dell'informatica molto spesso non ci si può scappare, cioè li devi utilizzare e basta, soprattutto quando la tua azienda li usa. Non è solamente la mia, sono tante. Fatemi sapere nei commenti se voi avete sentito parlare di Syntex oppure non ne sapevate niente e magari è una cosa che vi interessa. Magari adesso vado a capire quali sono le tempistiche per utilizzarlo, magari vediamo se riesco a farci un video in futuro, ma questa è una cosa molto a lungo termine, quindi non pensate che lo faccia domani. In ogni caso fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e prima di concludere, di salutarci, vi consiglio di andare a guardare gli altri video di FK Breaking News in cui approfondisco altre tematiche di settimana in settimana. E quindi io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo col prossimo video. Ciao Kilu!